Allora, ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Step by Step. Oggi abbiamo un ospite per le interviste, la professoressa Laura D'Alfonso. Comunque parlerà tutto lei, farà tutto lei, come sempre faccio no. solo le domande. Allora, innanzitutto, buongiorno, prima buongiorno. Di tutto, e se può raccontarci il suo percorso di studi, cioè come è arrivata qui fondamentalmente. Allora, io ho iniziato facendo il liceo scientifico e avendo grossi dubbi dopo che cosa fare, ovviamente, come tutti quanti. E alla fine, dopo varie peripezie, ho deciso di iscrivermi a fisica e quindi ho fatto la laurea, che allora era una laurea in 4 anni in fisica, e che ho poi proseguito con il dottorato di ricerca. Quindi lei è rimasta qui a Milano, comunque si è formata qui a Milano? Sì. Okay. Sono rimasta qui a Milano perché ho avuto la fortuna di riuscire a trovare un gruppo che aveva la possibilità di ospitarmi anche per il dottorato e che aveva poi la possibilità di ospitarmi anche per un assegno di ricerca dopo. Ho vinto un paio di assegni di ricerca su vari progetti, su diversi argomenti che stavamo facendo al momento, finché fortunatamente si è aperto un concorso come ricercatore presso a quel punto l'Università di Milano Bicocca e ho vinto il posto da ricercatore nel lontano 2004, direi. Beh, non così lontano, non così lontano. Ci sono persone che hanno questa età, che stanno, che sono nate nel 2004 e stanno guardando questa cosa, probabilmente. Esatto, quindi esatto. È per questo che mi mette un po' di ansia. Perfetto. Diciamo. E poi l'Università di Milano Bicocca è stata particolarmente lungimirante perché, pur essendoci un blocco delle assunzioni, come sempre in campo universitario, che vanno e vengono per un certo periodo di tempo, ci hanno comunque assunto a tempo determinato e poi appena si è aperta la finestra delle assunzioni ci hanno invece assunto. Okay, a quel punto sono proseguiti un po' di anni da ricercatore e poi un concorso, un paio di concorsi da professore associato, diciamo non andati a buon fine, provati così, giusto perché bisogna provare a vedere che effetto fa fare degli esami diversi. Giusto. E poi l'ultimo, con la tornata di abilitazioni, l'ultima tornata di abilitazioni, poi si è aperta una posizione anche qua e siamo riuscita a... E quindi ha continuato qui. Sì, ho proseguito qua alla fine. C'è un motivo preciso per cui ha deciso di dedicarsi alla fisica? Oppure è una cosa che uno a un certo punto ha finito il liceo e dice, oh, più o meno mi piace, continuo? Bah, dunque, diciamo che ho rischiato di essere rimandata in matematica e fisica in terza, quarta... Quindi ascoltate molto bene tutti voi che state guardando questa cosa. E, diciamo, la mia prof di matematica del liceo non era in grado di spiegare la fisica, nel senso che per lei la forza centrifuga era quella che senti sulla giostra quando vai e vieni sbalzata fuori. Quindi no, direi che non è qualcosa che è stato passato dal liceo. In realtà io volevo fare biologia marina, anzi volevo fare archeologia marina inizialmente, ma non volevo studiare greco antico, quindi avevo deciso per biologia marina. Ma poi mi hanno sconsigliato biologia e quindi alla fine ho cercato qualcosa che fosse difficile ma che avesse a che fare con le cose bio. Difficile era una specie di sfida con i miei genitori e okay. Quindi ho cercato cos'è una delle cose più difficili che posso fare e quindi ho pensato a fisica con applicazioni bio perché almeno qualcosa c'entrava con la passione iniziale. Esattamente. Perfetto. Però okay. Sì, è stato un po' un mix. Ok, quindi lei adesso è professoressa qui effettivamente sì. A Milano Bicocca. E di che cosa si occupa la sua ricerca e soprattutto se si può spiegare, diciamo, in modo semplificato alle persone che guardano, che non sono del settore? Allora, io mi occupo principalmente di spettroscopia e in particolare di spettroscopia di fluorescenza e di microscopia ottica con applicazioni alla biologia e alla medicina. E studiamo sia sistemi in vitro, quindi cellule espiantate, che sistemi in vivo di diversa complessità, dai batteri a gli zebrafish, che sono dei piccoli pescetti, a cose più grandi, ad esempio i topi. E poi c'è anche una parte più tecnologica, se vogliamo, nanotecnologica, per cui noi costruiamo delle nanoparticelle, sintetizziamo, diciamo, delle nanoparticelle per applicazioni fototermiche, che possono essere nanoparticelle metalliche o di altri tipi. E alla fine studiamo come interagiscono tutte quante queste cose. Quindi più o meno uno che ascolta che non sa di la fisica mi dice ma cosa c'è qua? Cosa fisica? C'entra, esatto. In realtà, quindi questo vuol dire che la fisica in realtà si declina in tantissimi modi assolutamente. Diversi. Assolutamente, la fisica entra in due cose. Prima cosa nel tipo di tecniche che noi utilizziamo per studiare questi sistemi, perché sono delle tecniche tipicamente fisiche. E poi nel tipo di analisi che facciamo, perché noi studiamo degli aspetti dinamici e per studiarle utilizziamo delle tecniche di correlazione, che sono delle tecniche tipicamente fisiche, perché studiano come diffondono, come si muovono gli oggetti in soluzione, caratterizzandone proprio i parametri fisici della mobilità. Ho capito. Della sua professione in generale, c'è qualcosa che le piace in particolare?
Il fatto che ci siano sempre delle problemi nuovi da affrontare, delle nuove sfide e che uno non abbia mai una risposta preconfezionata, ma debba andare a cercarla nelle pieghe degli esperimenti e non c'è mai nulla di scontato in quello che fai. Quindi è un lavoro sempre in evoluzione alla fine, nel senso che non è il tipico lavoro da ufficio che uno arriva, fa le sue cose e poi va via. È una per cosa questa che... parte no, poi c'è la parte più ripetitiva ovviamente che riguarda l'immensa burocrazia a cui uno deve stare dietro, le lezioni, la preparazione delle lezioni eccetera eccetera. Quindi tutta parte ricerca e poi didattica. Ah sì, alla fine è abbastanza... equamente distribuito il carico tra l'attività di ricerca e l'attività invece di didattica, seguire gli studenti per l'attività. Avendo parlato di quello che le piace, ovviamente cosa invece le fa abbastanza ribrezzo, cosa non le piace della sua professione? Anche di aspetti molto tecnici anche. La professione in sé in realtà non tanto, è la parte burocratica che va con la professione, quindi il dover passare ore a cercare offerte per comprare 10 euro di strumentazione, per cui bisogna presentare 7 offerte in quadruplice copia, 7 cartabollate, un timbro che venga giù da Marte, qualcosa del genere prima di riuscire a fare un acquisto. Ecco, quella parte è un pochino pesante. Le ore buttate, le carte inutili. Esattamente. Perfetto. La giornata di un professore universitario, perché uno si immagina una giornata di ufficio e dice ok, entro alle 8, esce alle 6, quello che è, faccio questo e quest'altro, ma un professore universitario più o meno la sua giornata, se si può articolare allora, in fasi? In fase è complicato, okay. Perché per quasi tutti i giorni, ma non sempre, c'è una parte dedicata alle lezioni e c'è una parte dedicata alla preparazione delle lezioni. Poi c'è una parte dedicata a seguire i laureandi, i dottorandi, i stagisti, eccetera, la parte di ricerca vera e propria, di scrittura degli articoli, eventualmente di scrittura dei grant, di discussione per lei progetti. Lei ha 24 ore nella giornata, esatto, il problema è che alla fine non tutti i giorni si fanno tutte le cose e si cerca di incastrare, fare una cosa mentre ne fai un'altra, eccetera, come tutti alla fine. Perfetto. Per camminarsi, però non c'è una grande routine, diciamo. Ok, ok. Ovviamente lei prima di essere professoressa è stata studentessa. Com'è stato il passare dall'altra parte della barricata? Ma all'inizio, soprattutto quando facevo l'aiutante per le esercitazioni, quando facevo il dottorato, uno si sentiva molto figo, perché ovviamente ti sentivi, finalmente, un po' di terra, io lo so. Assolutamente. E si è anche, diciamo, un po' consci, un po' tanto consci del proprio ruolo e quindi si tende a mettere tanto i puntini su lei. Cioè essere tutti quelli belli, tutti precisini, che rompono le balle anche agli studenti, alle lezioni, eccetera. Poi a un certo punto uno probabilmente, col passare degli anni, eccetera, si rende conto che in realtà lo scopo è quello che di fare in modo che gli studenti imparino e quindi uno si ammorbidisce, ovviamente, cerca di passare, andare al sodo e quello che ti fa impressione è che alla fine gli studenti sono sempre uguali, perché pensano sempre di essere i primi a aver inventato la furbata del secolo senza rendersi conto che la persona che erano davanti sono state delle cose ha fatto le stesse cose, eccetera. Quindi adesso più che altro è divertente, perché ti accorgi che alla fine certe cose non cambiano mai. Perfetto. Nella sua esperienza, il mondo della fisica, quindi anche all'esterno dell'università, com'è vissuto, cioè com'è visto dall'opinione pubblica, dalle persone che le conosce anche semplicemente? Beh, la prima cosa è che quando io dico che mi occupo di fisica, tutti pensano, ah, educazione fisica, insegni, ginnastica, perfetto. Ok. Quindi già far capire che cosa sia la fisica già è un non è scontato. Non è assolutamente scontato. E poi si ha una percezione di quella che è la fisica che passa nei media, quindi si ha la percezione dell'astrofisica, della fisica delle particelle, eccetera. Quello che facciamo noi passa come biologia o come medicina, quindi spiegare alle persone che io sono laureata in fisica ma mi occupo delle cose che hanno a che fare con il corpo umano, le cellule, i microorganismi, quello è sempre è un po' troppo complicato. Assolutamente, alla fine ti guardano e pensano che tu passi il tuo tempo a giocare con le provette, come dicono i miei amici. Perfetto, fantastico, sei un'ottima immagine, esatto. Che si occupa di biofisica. Esattamente. A livello di lezioni invece, le è mai capitato qualcosa di particolarmente strano, sia con un rapporto con uno studente, magari una vicenda, qualche cosa? L'anno scorso avevo in un corso due giovani studenti innamorati che passavano metà del tempo delle lezioni a sbaciucchiarsi. Evviva! Senza neanche essere in ultima fila. Viva l'amore! Quindi, con un imbarazzo mio che non sapevo se
chiedere di smetterla, okay? Ma anche di quelli che erano dietro di loro e volevano seguire la lezione e avevano in mezzo loro che, certo, che si baciavano. Quella è stata la cosa sempre difficile da interrompere, esatto. Un rapporto momentaneo. Ma sono andate avanti 6 mesi, quindi cioè in tutto il semestre delle lezioni, comunque. Assolutamente, ah, sì. Perfetto, viva l'amore. Esatto, per carità, certo. A posteriori, perché una persona che esce dal liceo adesso, ad esempio suo figlio, oppure una persona che esce dal liceo adesso, dovrebbe iscriversi a fisica? Perché è vero che comunque fare fisica ti dà un sacco di possibilità diverse dopo. Perché ti insegna a studiare, ti insegna ad applicare le varie cose che vedi nei corsi di primo anno e che ti sembrano astruse e campate per aria nei contesti più diversi. Quindi ti dà la capacità di essere molto interdisciplinare e la capacità di ragionare per modelli e capire qual è il modello migliore per descrivere diverse situazioni, anche complesse, che apparentemente non c'entrano niente con quello che hai studiato. Ho capito. Sempre invece con un occhio al domani, i neodiplomati di oggi, anno 2018, 2017, questi anni qua comunque, che consiglio darebbe lei a un neodiplomato che esce e dice ok, più o meno mi piace la matematica e la fisica, oppure non più di tanto, non so cosa fare, che consiglio darebbe a una persona che esce adesso dalla maturità? Di fare una cosa che gli piace, di studiare una cosa che gli piace, perché tu devi passare 5 anni, 3 o 3 più 2, quindi 5 anni a studiare, e se li devi fare a studiare le cose qui non te ne frega nulla, diventano gli anni più duri della tua vita. Quindi, visto che alla fine sei giovane una volta sola e sono degli anni in cui uno può fare anche un sacco di altre esperienze per studiare all'università, non rovinarseli inaridendosi a passare ore su libri pensando a cose che non interessano. Dopodiché, se uno ha tanti interessi diversi, allora scegliere a quel punto quello più monetizzabile, quello sì. Sì. Cioè, se vi piace l'archeologia e vi piace la fisica, ecco, magari scegliete la fisica perché forse è più semplice dopo trovare un impiego. Come gerarchia di scelte, diciamo, prima di tutto una passione, perché comunque devi fare per il resto, sì, dei tuoi giorni, non solo per gli studi, si spera, sì, almeno ovviamente, sì. E dopodiché uno ovviamente, oggi come oggi, non si può non badare al fatto che uno debba scegliere qualcosa che un minimo porti a casa il pane, sì, fondamentalmente. Però è anche vero che se tu sei una cosa di cui sei veramente appassionato, poi è magari anche più facile per te riuscire a inventarti un modo per utilizzare, certo, quella cosa per farti emergere anche in forme diverse rispetto a quelle canoniche. Assolutamente, anche perché poi non è detto che uno debba seguire un percorso preconfezionato, no, per forza. Certo. Soprattutto adesso, tramite le tecnologie, nuove tecnologie, si possono si fare un fare sacco di cose di che noi non ci potevamo neanche sognare. Certo. Le faccio un'ultima domanda, in quanto lei professoressa e donna. Le faccio un'ultima domanda sulle donne nel mondo della scienza in generale e le donne in particolare, cerchi di essere breve se lo ricordo, e le donne nel mondo della fisica in particolare. Sono poche? No. Ecco, come sono viste? Se ce ne sono quante, sì, a parte sì, ma quante ce ne sono soprattutto, quindi a livello di percentuale, e come sono viste anche sia nell'ambiente universitario, quindi anche da altri docenti, che al di fuori, anche come viene vista la figura della donna nel mondo della fisica, quindi una scienza pura alla fine. Ma in realtà la percezione secondo me sta cambiando negli ultimi anni. Ci sono sempre più ragazze che si iscrivono a fisica e ci sono sempre più ragazze che fanno il dottorato, che si fermano e che poi proseguono nel campo della fisica. Dipende un pochino dai vari rami di interesse, nelle particelle tendono ad essercene meno come nella fisica teorica, però ci sono alcune branche in cui ce ne sono molte. Il problema diventa quando si sale all'interno della gerarchia, ma è anche probabilmente un fattore storico. Perché una volta comunque le donne iscritte a fisica erano poche e adesso si vede che il professore ordinario, comunque sia chi occupa le posizioni chiave più alte, sono per la maggior parte uomini. Però sta cambiando, perché comunque anche all'interno del nostro dipartimento, anche all'interno degli altri dipartimenti, c'è sempre una maggiore rappresentatività femminile. Quindi c'è, di base c'è un retaggio dovuto sia al paese che alla cultura, assolutamente, anche che ci portiamo dietro, però è una cosa che sta evolvendo. Si sta evolvendo apparentemente in modo positivo. Ok, poi è chiaro che non possiamo fare proiezioni, no, così lungo, esatto, termine. Però diciamo lo vedo che anche tra gli studenti, anche il numero di studenti che ci sono ai primi anni è sempre più alto il numero di donne rispetto agli anni passati. Quindi un invito ovviamente a tutte quelle ragazze che magari finiscono le superiori, piace molto matematica e fisica, ma decidono per il motivo X, perché culturalmente cresciute con una certa idea, magari non evitate le materie scientifiche in generale, in particolare fisica, ma in generale non le evitate, anzi. Ci sono anche tutto un sacco di attività organizzate anche dal comune per promuovere le STEM,
le materie scientifiche, diciamo. Esattamente, e ci sono sempre più ragazze che partecipano a questi incontri, e questo è sicuramente un indice positivo, assolutamente, chiaramente. Perfetto, direi che abbiamo finito, grazie a tutti, grazie di essere rimasta qui ovviamente con noi e averci fatto compagnia. Noi ragazzi, come sempre, fate tutto quello che dovete fare sul canale, ci rivediamo la prossima settimana con un prossimo video, ciao ragazzi!